Electronic Arts, dopo essersi concentrata a lungo su progetti multiplayer dedicati al mondo di Star Wars, finalmente ha deciso di indirizzare i propri sforzi su di un titolo costruito interamente attorno alla presenza di una trama forte e dal grande impatto, con il chiaro obiettivo di riconquistare gran parte della fanbase. Per queste ragioni, la software house, coinvolgendo uno dei migliori studi di sviluppo in suo possesso, Respawn, ha iniziato i lavori sull'inedito Star Wars Jedi Fallen Order. Grazie all'invito di EA qui a Los Angeles, abbiamo potuto osservare più nel dettaglio il nuovo pargolo dei creatori di Titanfall, avendo così l'opportunità di scorgere gameplay non divulgato e carpire qualche dettaglio in più sulla giocabilità dell'action adventure. Per riuscire a inquadrare sin da subito il titolo, cerchiamo di comprendere esattamente la collocazione temporale e il setting del gioco. Star Wars Jedi Fallen Order è ambientato qualche anno dopo la fine di Star Wars Episodio 3, La Vendetta dei Sith. Il player vivrà le vicende di Cal Kestis, uno degli ultimi Padawan sopravvissuti all'Ordine 66 e intenzionato a scagliarsi contro l'Impero. Ovviamente dalla presentazione a cui abbiamo partecipato non sono emersi ulteriori dettagli, anche perché il tessuto narrativo risulterà il focus principale della nuova ambientura, ma ciò non toglie che quanto emerso sia di buon auspicio per il futuro della produzione, soprattutto se analizziamo a fondo il mood dell'environment, la natura florida e rigogliosa che contrasta completamente lo stile asettico e freddo dell'imponente avamposto del pianeta Kassik, che è apparsa sontuosa, lussureggiante, per non parlare delle anguste caverne sotterranee totalmente prive di qualsivoglia forma di luce, esplorabili esclusivamente sfoderando la potente spada laser grazie alla quale farsi strada nei selvaggi territori della location. Ma non solo, abbiamo scorto scroscianti cascate assordanti nel loro ritmo battente, inquietanti creature arachnidi pronte ad eliminare ogni essere vivente e ambienti maggiormente urbani nei quali svicolare per proseguire nell'avventura. Insomma, pur avendo avuto l'opportunità di osservare soltanto una piccola porzione del gioco, possiamo comunque ritenerci fiduciosi per il risultato finale. Arriviamo però al vero nocciolo della nostra analisi: com'è il gameplay di Star Wars Jedi Fallen Order? Purtroppo, non avendo potuto provare con mano la produzione, possiamo soltanto descrivervi le sensazioni, le quali, seppur contraddistinte da qualche incertezza, sono assolutamente positive. Partiamo dal principio. Fallen Order è un action adventure in terza persona, non basato su conflitti a fuoco, bensì edificato attorno a un combat system corpo a corpo, ideato per sfruttare contemporaneamente i poteri della forza e i servigi della devastante spada laser. Il nostro protagonista avrà la possibilità di attirare a sé i nemici, di scagliarli lontano sfruttando abilità telecinetiche o addirittura di bloccare temporaneamente gli avversari in una sorta di stasi temporale in modo da limitare gli attacchi eseguibili dagli antagonisti. La sensazione generale è che gli sviluppatori abbiano propeso per un approccio a metà fra l'action puro e lo strategico, propinando ai giocatori un sistema di combattimento piuttosto ragionato. A ciò inoltre dobbiamo aggiungere le proprietà difensive della nostra fidata arma, la quale potrà essere impiegata sia in senso rotatorio per parare i proiettili scagliati dai soldati dell'impero, che come scudo per rispedire sadicamente al mittente i colpi nemici. Se da un lato il combat system, malgrado illeciti dubbi derivanti dalle poche informazioni, è riuscito a convincerci, ciò che invece non ha soddisfatto appieno la nostra sete di conoscenza è stata l'esplorazione. Richiamando a più riprese le iconiche fasi di perlustrazione della saga di Uncharted, Star Wars Jedi Fallen Order cerca di mettere in scena una sequela di piccoli puzzle ambientali risolvibili grazie ai poteri del protagonista e fasi di scalata mediante le quali raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili. Il problema in ciò che abbiamo osservato è da ricercare nella coerenza, tanto stilistica quanto ambientale. Difatti spesso Cal sfrutterà delle liane per raggiungere determinati luoghi, le quali appariranno collocate quasi casualmente giusto per fornire un pretesto al character per muoversi. Anche le arrampicate non ci sono sembrate particolarmente ispirate e a nostro modo di vedere si sarebbero potuti scovare numerosi altri metodi per rendere la perlustrazione degli ambienti più avvincente. Presente infine
l'iconica corsa sui muri della software house a richiamare l'FPS della stessa, Titanfall, inserita probabilmente per vivacizzare un minimo le fasi platforming presenti nella produzione. Tirando le somme, Star Wars Jedi Fallen Order rappresenta senza ombra di dubbio un prodotto di valore e assolutamente necessario sia per i fan della saga dell'epopea spaziale che in generale per il brand. Staremo a vedere come il gioco muterà nei mesi prima della release. Noi, nel frattempo, vogliamo crederci.